Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Qualche mese fa, provando per voi il cronografo a carica manuale di FOD, il nuovo marchio dell'ormai nota Mercur, era stato per me praticamente obbligatorio considerarlo il miglior cronografo meccanico nella sua fascia di prezzo. Certo, questa definizione non vale per tutti, visto che sicuramente tra di voi c'è qualcuno che preferisce acquistare un orologio vintage, ammesso di riuscire a trovarlo in buone condizioni a queste cifre, e altri che semplicemente non si sentono a proprio agio ad acquistare un orologio non soltanto fabbricato in Cina, ma anche con un movimento cinese al proprio interno. Queste persone immagino che non guarderanno neanche questo video, oppure penseranno bene di regalarmi uno dei loro preziosissimi dislike. Io ringrazio Mercur per avermi dato l'opportunità di provare quest'altra variante e vediamo un po' insieme com'è questo FOD Gradient Blue. Con il primo FOD, Mercur ha cercato di ricreare il look di un cronografo anni 60, con il suo quadrante classico abbinato alle linee semplici e pulite della cassa. In questo caso, invece, il produttore cinese ha dato sfogo alla propria creatività, dando vita a questo strano ma interessante ibrido. Il corredo è quello solito per Mercur, astuccio semirigido con finitura in simil carbonio e logo in rilievo. All'interno, oltre ovviamente all'orologio, ci sono i consueti biglietti da visita con tutti i recapiti principali per l'assistenza, una guida rapida in inglese e in cinese, la card della garanzia e un libretto di istruzioni multilingua, che probabilmente non vi servirà, ma che vi potrà regalare non poche risate per via della fantasiosa traduzione. Manca l'attrezzo per la rimozione del cinturino. Fin da subito si nota la profonda somiglianza con il primo FOD, del resto la cassa è identica, ma si nota anche il quadrante completamente differente. A ore 12 c'è il logo applicato, di ottima qualità, identico a quello presente sul primo FOD. Devo dire che qui, con questo design, lo trovo molto più adatto. Però mi chiedo che bisogno ci sia di continuare a cambiare i marchi, visto che ultimamente sulle più recenti produzioni è comparso anche il nome Pierre Paulin. Dopo tutti gli sforzi per ottenere la giusta e anche meritata riconoscibilità come Mercur, continuo a pensare che dovrebbe essere quello l'unico marchio da utilizzare. Ma chiudiamo questa parentesi. A ore 6 c'è la scritta Chronograph e la sigla corrispondente al modello. Manca l'indicazione della data. Gli indici sono applicati, lucidi e di buona fattura, con anche una piccola porzione di pasta luminescente. Il quadrante è blu al centro e si scurisce man mano che si va verso l'esterno, fino ad arrivare alla scala tachimetrica nera. I due contatori, quello dei secondi continui a sinistra e quello dei minuti cronografici a destra, sono circondati da una cornice arancione. Lo stesso colore è poi ripreso dalla sfera dei secondi cronografici. Le sfere dei sottoquadranti sono nere e opache, con una forma tipicamente anni 70. Quelle di ore e minuti sono lucide e sono le stesse già viste sul primo FOD. La luminescenza al buio non è sicuramente il punto di forza di orologi del genere, ma se sufficientemente caricata, la pasta luminescente rende comunque leggibile l'ora. La cassa, come dicevo, resta invariata dal primo FOD, e questo è forse il problema. È bella, in una misura piuttosto insolita e perfetta anche per chi ha il polso piccolo, con un ottimo grado di finitura sia sui fianchi lucidi che sulle parti satinate di anse e lunetta. Ne ero rimasto affascinato mesi fa e continuo a rimanerne affascinato ora. Ma qui mi sembra un po' fuori luogo. Il quadrante è troppo dichiaratamente e aggiungerei anche magnificamente anni 70 e meriterebbe una cassa con forme geometriche spigolose più consone allo stile di quegli anni. Il vetro è un plexiglass bombato molto bello, ma anche qui è perfetto per un look anni 60, mentre lo è decisamente di meno per un look anni 70. La corona è naturalmente a pressione, con finitura sabbiata e la F di FOD lucida in rilievo. I pulsanti sono satinati, dettaglio che trovo molto gradevole. Il loro azionamento produce un bel click secco per avvio e stop, mentre l'azzeramento ha un click quasi impercettibile. Il retro della cassa è lucido. Il fondello ha un anello esterno satinato e l'oblò in vetro al centro. Tra le varie indicazioni è importante notare che l'impermeabilità è di soli 30 metri. Del resto vi ricordo che anche il Moonwatch arriva ad appena 50 metri. Quindi in entrambi i casi è sempre meglio stare ben lontani dall'acqua. Il movimento all'interno è il Seagull ST2901, equivalente all'ST19 ma più rifinito, con l'aggiunta della regolazione a collo di cigno e reso più affidabile, almeno a detta del produttore.
La carica è manuale, come potete vedere dall'assenza della massa oscillante. La frequenza è di 21.600 alternanze all'ora e la riserva di carica è di circa 41 ore. Assente il fermo dei secondi. Lo smistamento delle funzioni cronografiche è affidato alla ruota colonne. Questo esemplare marcia a circa più 6 secondi al giorno. Il cinturino è molto bello esteticamente, con una pelle molto morbida, effetto Nabuc. È un vero peccato che i lati e le cuciture siano state realizzate in rosso anziché in arancione. Sarebbe stato molto più adatto e intonato alla sfera dei secondi e alla cornice del quadrante. Bella la fibbia ad ardiglione, che funziona anche da primo passante. Al polso questo FOD Chronograph è sempre molto comodo, del resto con misure simili non potrebbe essere altrimenti. Il diametro è di 38 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 46 mm e lo spessore è di 14,7 mm, compresa la bombatura del vetro. Insomma, questo questo FOD è uno strano ibrido tra cassa e quadrante. Entrambi bellissimi presi separatamente, ma insieme non incontrano troppo i miei gusti. Lodevole comunque l'intenzione di creare qualcosa di diverso dal solito, senza limitarsi ad omaggiare modelli noti. La qualità costruttiva e il livello di finiture sono sempre incredibilmente alti se si tiene conto del prezzo di vendita, e questa è ormai una consuetudine per il produttore cinese. Finalmente Mercur ha lanciato il suo sito ufficiale e questo renderà sicuramente più semplici gli acquisti. Vi lascio sotto in descrizione il link. Al momento alcune sezioni non sono ancora aggiornate, ma l'e-commerce è comunque attivo. L'FOD è in vendita a $229, che resta un prezzo estremamente competitivo se si cerca qualcosa di insolito. Tra l'altro ora è attivo anche il mio codice personale, che vi darà diritto ad uno sconto di $50 su tutti i prodotti a catalogo, che quindi in questo caso fa arrivare il prezzo finale di questo FOD a $179. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io ormai vi conosco un pochino e sono sicuro che tra di voi ci sarà qualcuno che mi scriverà che a questa cifra è meglio acquistare altro. Io obiettivamente non saprei che cosa trovare di meglio come cronografo meccanico a questi prezzi, oltre ovviamente alla replica del famosissimo Seagull 1963. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like. Grazie per la vostra pazienza e la vostra attenzione. A presto, alla prossima. Ciao!